Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro con timore e gioia grande, le donne corsero a dare l'annuncio ai suoi discepoli. Ed ecco, Gesù venne loro incontro e disse: «Salute a voi!» Ed esse si avvicinarono, gli abbracciarono i piedi e lo adorarono. Allora Gesù disse loro: «Non temete. Andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi troveranno». Mentre esse erano in cammino, ecco, alcune guardie giunsero in città e annunciarono ai capi dei sacerdoti tutto quanto era accaduto. Questi allora si riunirono con gli anziani e, dopo essersi consultati, diedero una buona somma di denaro ai soldati, dicendo: «Dite così: i suoi discepoli sono venuti di notte e l'hanno rubato, mentre noi dormivamo. E se mai la cosa venisse all'orecchio del governatore, noi lo persuaderemo e vi libereremo da ogni preoccupazione». Quelli presero il denaro e fecero secondo le istruzioni ricevute. Così questo racconto si è divulgato fra i giudei fino ad oggi. Il tempo di Pasqua si apre con 8 giorni nei quali la Chiesa proclama ininterrottamente e con gioia la resurrezione di Cristo, proclamando ogni giorno nella liturgia i Vangeli della resurrezione. Quest'oggi, narrato dall'Evangelista Matteo, ascoltiamo appunto l'incontro del risorto con le donne il mattino di Pasqua. A queste donne Gesù affida una missione: andate ad annunciare ai miei fratelli che vadano in Galilea, là mi vedranno. Ma che cosa è la Galilea? La Galilea è il luogo dell'inizio, il luogo dove Gesù ha mosso i primi passi della sua missione, dopo aver lasciato la città natale Nazaret. La Galilea è una regione un po' particolare perché, pur avendo una chiara conformazione giuridica, è una terra di confine a ridosso dei territori pagani, una regione di passaggio dei traffici che scorrevano dall'Egitto all'Oriente e viceversa. Un territorio, come potremmo dire ai giorni nostri, di frontiera. La Galilea delle genti, appunto, è un luogo di contatto tra stranieri, di contaminazione di culture, di scontri di mentalità, di mescolanza di lingue, di scambi commerciali, di esperienza delle varietà. Il Vangelo, seppur inizialmente annunciato all'Israele, fin dal principio ha una portata universale e una spinta verso l'incontro con i popoli. È questo l'ambito di incontro con Gesù risorto e il punto di partenza per la missione evangelizzatrice che gli apostoli dovranno compiere. Mi vedranno in Galilea, ma quale è la nostra Galilea? Certamente è il luogo del nostro primo incontro con Gesù, come spesso ci ricorda il Papa Francesco, ma è anche il luogo in cui facciamo una esperienza quotidiana di incontro con l'altro. Tutti gli ambienti di vita che noi abitiamo sono di fatto delle terre di confine, anche quelli più usuali, quelli di ogni giorno, ambienti come il luogo di lavoro, come il bar dove magari facciamo colazione al mattino, come la palestra dove andiamo per tenere in forma il nostro fisico. Tutti i territori in cui si gioca il confronto, scontro con qualcuno che è diverso da noi, per quanto possa avere un volto familiare,
o che lo sia a tutti gli effetti. A volte ci apriamo agli altri, oppure al contrario, ci chiudiamo in noi stessi, affermando il proprio io ed impedendo all'altro di accedere a noi. Sapere che Cristo risorto è presente nelle terre di confine e abita gli spazi di frontiera ci fa guardare all'entrata in contatto con l'altro in una prospettiva nuova e luminosa, in un modo carico di fiducia. Nel contaminarci gli uni con gli altri c'è un seme di vita e una promessa di crescita costante. Affacciarsi sul prossimo, lasciarsi toccare e guardarlo, mescolare le rispettive esistenze, non sono delle buone azioni per guadagnarsi il paradiso, sono occasioni in cui cogliere l'appuntamento con Cristo risorto. Sono sorgenti in cui attingere alla vita per ciò che essa è nel suo senso più profondo. Abbiamo bisogno di altro perché questa speranza possa vincere le nostre diffidenze.